Fratelli ribianconeri e non, eccoci qua, te, Ciapa, per le pagellasse. Pagellasse che oggi mi posso permettere di dire che non sono difficilissime. Non sono difficilissime perché io credo che oggi chi più, insomma, qualcosina più, qualcosina meno, però io ho visto tutti i voti positivi. Forse uno che non mi è particolarmente piaciuto, ai quali io mi sono permesso di dare un'insufficienza, e quindi dico: Szczęsny, gli do la sufficienza, 6,5. Non è stato particolarmente impegnato, a parte forse in un paio di occasioni così nel secondo tempo, ma nel primo tempo praticamente non si è mai visto. È una partita tutto sommato tranquilla e che dimostra comunque che il bravo Wojciech, o come si chiama, credo che il suo lo sappia fare ed è un portiere affidabile. E Demiral, io gli ho dato 7,5. Giocatore che mi piace da matti, giocatore sicuramente sugli scudi, un difensore che diventerà un grande difensore. Al Cagliari praticamente non ha permesso nulla. Tutte le volte che la palla è arrivata dalle sue parti ha dato dimostrazione di una sicurezza incredibile. E Paratici ci ha visto giusto un'altra volta. Paratici, che tanti da tanti di voi è criticato, invece secondo me per adesso di operazioni ne ha sbagliate molto poche. Per cui bravo Paratici per avercelo portato. E Bonucci, gli ho dato 6, partita di ordinaria amministrazione, niente di particolare da segnalare, diciamo così. Gli ho visto fare un paio di passaggi sbagliati sui lanci che secondo me poteva evitare, però per il resto, insomma, il solito Bonucci. E Cuadrado secondo me è stato il migliore in campo insieme a CR7. Io gli ho dato e gli do 8 a Cuadrado. Oggi per me ha fatto una partita bellissima sia di dietro che davanti. Dimostrando che non è un terzino fluidificante, ragazzi, ma lo sa fare bene. È chiaro che c'è da chiedersi il perché Mister metta dentro Cuadrado e non faccia giocare né De Sciglio né Danilo, quindi avrà i suoi bei perché, e oggi è stata un'altra risposta di queste, sicuramente. Alexandro, io gli ho dato 6,5, anche lui secondo me si è comportato abbastanza bene. Sempre propositivo sui cross, anche se dovrebbero essere qualche volta un po' più precisi. Però, insomma, partita buona anche di Alessandro, senza ombra di dubbio. Pjanic, io gli do 6, gli do la sufficienza, però non ho visto il miglior Pjanic. Pjanic mi deve dare di più. C'era anche un po' di stanchezza, probabilmente in lui non è riuscito a dare quello che avrebbe o avrei io voluto. Oggi avrei voluto vederlo un pochino più sul pezzo, un pochino più deciso nelle verticalizzazioni, così non è stato, però insomma la sua l'ha fatta, quindi non è che possiamo dirgli nemmeno nulla di particolare. Ramsey mi è piaciuto, devo dire. Nel primo tempo non è riuscito a incidere come io avrei pensato e sperato. Nel secondo tempo ho visto decisamente un Ramsey migliore, ma del resto ha giocato talmente tante poche partite nella Juventus che e il mister, come vedete, non gli fa giocare neanche i 90 minuti perché ha una tale paura che si rompa. E quindi gli fa fare il cambio fra tutte e due, entra uno e esce l'altro tra Costa e Ramsey, perché la grande paura che si infortuna non c'è sempre. Comunque Ramsey, devo dire, in miglioramento nel secondo tempo, quindi sicuramente 6,5 anche a Ramsey. Dybala, io a Dybala ho dato 7,5, per me ha fatto una ottima partita. Ha collaborato molto con la squadra, è andato un paio di volte vicino al gol, per cui io credo che di più un giocatore come Paolini in questo momento non si possa chiedere. Ma sono contento più che altro per una cosa, perché voi sapete bene che io sono stato uno dei suoi primi critici, perché secondo me Dybala mi doveva dare quello che mi sta dando adesso e negli ultimi 2 anni non me l'aveva dato. Questo Dybala in questo momento non è un giocatore criticabile. Ok? Quindi 7,5. CR7 8, 8 e mezzo, 9, non so che voto dargli oggi.
giocatore prorompente, giocatore che c'è, giocatore che esiste, giocatore che insomma non puoi usare altre parole per definire Ronaldo. Io credo che sia tra l'altro la prima tripletta che fa alla Juventus, per cui credo che i giocatori del Cagliari se lo sogneranno per un po'. E per ultimo Rabiot, l'ho lasciato per ultimo Adrien perché voglio fargli una nota particolare. Oggi l'ho visto bene e gli do un bel 6,5, non arrivo ancora al 7 perché lo voglio vedere anche in altre prestazioni. Però gli do 6,5 perché secondo me si è messo bene, ha chiamato palla diverse volte, è entrato più nel vivo del gioco e credo che questo giocatore forse, non mi voglio esprimere troppo, però credo che questo giocatore forse è uno di quelli a cui bisognerebbe dargli un po' di fiducia in più, un po' di fiducia in più. Potremmo ritrovarci un giocatore che non ci aspettiamo, ma per il momento è meglio dirlo piano. Per quello che riguarda il Pipita, che cosa gli vuoi dire più a Higuaín? Più di così? Entra 20 minuti dalla fine del secondo tempo, fa gol, più di così non gli puoi dire niente. 7. Douglas Costa 6,5 per quello che ha partecipato. Per il resto poco altro da aggiungere o quasi niente. Direi che queste sono le pagellate. Io credo che troveranno conforto anche nelle vostre parole, perché io penso che più di questo. E invece Matuidi che è quella nota che è un giocatore che non riesce ad entrarmi, cioè per carità, un giocatore al quale voglio bene, tutto quello che si vuole, fa il suo perché corre, però è un giocatore che io non riesco a capire perché dobbiamo far giocare questo giocatore per tenere in panchina Emre Can. È una cosa che non riuscirò mai a capire questa. Io spero che si recuperi Emre Can perché tra Emre Can e Rabiot sicuramente Matuidi lo oscurerebbero. Quindi è un giocatore che anche oggi Matuidi non mi è piaciuto, secondo me è insufficiente, però ripeto, secondo me è ora che Matuidi giochi in panchina, secondo me. Questa è la mia idea. Sarri oggi 7, niente da dire, anche se nel primo tempo un po' troppo molli. Ciao a tutti.